sulla sponda occidentale del lago di Bolsena si affaccia Marta, un bellissimo paese lacustre, gioiello del territorio della Tuscia Viterbese. Marta si contraddistingue per la quiete che la pervade, luogo che richiama moltissimi visitatori per la sua tipica atmosfera di borgo antico di pescatori. Tra le case in tufo, le botteghe artigiane, le piazze e le piccole vie che la caratterizzano, non è difficile rimanerne incantati. Questo borgo, dal carattere medievale e dai colori tenui, rispecchiandosi sul lago, è di un effetto sorprendente ed offre ai suoi visitatori scorci molto suggestivi. Marta risulta piacevolmente accogliente in qualsiasi periodo dell'anno, grazie al suo clima mite e ai panorami sempre diversi, creati dal colorato abbraccio dei Monti Volsini. Lo chef Stefano Marinucci, famoso nel mondo per la creatività e l'eleganza delle sue creazioni, ci porta alla scoperta di prodotti tipici di qualità, materie prime e produttori della zona, proponendo ottime ricette legate alla tradizione culinaria del territorio martano e non solo. Un viaggio ricco di sapori, il cui protagonista è il pesce. Ci troviamo lungo il lago di Marta con l'amico Paolo, che adesso ci illustrerà un po' la storia di questa bellissima cittadina, di questo bellissimo e meraviglioso lago. Paolo, raccontaci un po' il cenno storico, da dove arriviamo, qual è la nostra storia? Sì, buongiorno a tutti. La competenza territoriale per quanto riguarda il nostro piccolo e grande lago è appunto quella di noi pescatori che viviamo nelle acque del lago, pescando quello che sono pesci che hanno un aspetto commerciale rilevante, tipo oregone, persici. E certo, la nostra storia si perde nella notte dei tempi, sin dal periodo etrusco. La nostra barca di lavoro, la barca etrusca appunto, perché ha questa forma particolare, quasi inconsueta per essere una barca. Quindi una barca, spieghiamola, com'è? Allungata, di legno, com'è fatta? Sì, anticamente ovviamente era di legno, adesso vengono utilizzate materie plastiche. Erano fatte di pioppo, di legnami morbidi e venivano concepite appunto come barche da lavoro a vela o a remi e venivano utilizzate per la pesca di posta o attraverso tecniche di pesca molto antiche, come la pesca attraverso le fascine, queste incannucciate, possiamo chiamarle, dove i pesci andavano a nascondere e il pescatore, pescando, sgrullava sulla barca quello che era il pesce. Quindi non solo nella parte del lago di Marta, ma un po' in tutto il lago questi pescatori navigavano per cercare di trovare il miglior pesce, no? Della giornata, della serata, giusto? Sì, certo, ci sono delle qualità di pesce che sono state importate, come il oregone, che non è autoctono. Altri pesci, ovviamente, che appartengono alla storia del nostro lago, che come la tinca, il luccio, alcuni tipi di persico, invece sono nati qui, in questo lago, e hanno alimentato la nostra popolazione per molti anni. Benissimo, quindi nel cenno storico gli Etruschi un po' la conoscevano questa terra, quindi da lì abbiamo un po' attinto a varie leggende, no? La storia. Raccontami un po' questa cosa che è molto interessante. Sì, certo. Allora, il nostro lago presso gli Etruschi era considerato un lago sacro. Si chiamava Onfalos, l'ombelicolo del mondo etrusco.
aveva quell'isola, appunto l'isola Bisentina, che aveva un ruolo particolare per gli Etruschi. Questo lago era a confine di Lucumonia, ossia abbiamo tre lucumonie che convergevano su questo lago: la lucumonia di Bolsena, la lucumonia di Bisenzio che faceva capo a Vulci e la lucumonia di Cornossa che faceva capo a Tarquinia, a Tarcna etrusca. Quindi questo lago è stato in realtà combattuto anche per il predominio dello stesso, ma di queste fonti purtroppo non abbiamo notizie sicure perché si sono perse nella notte dei tempi, che però era un luogo di particolare importanza, di questo siamo certi, perché abbiamo le città erano localizzate qui nel lago, erano città importanti come Bisenzio, come Bolsena, Volsini e come Cornossa, che ora non esistono più. Ecco, una curiosità, lì dietro a noi c'è l'isola Martana. Che rappresenta l'isola Martana? Che cosa c'è? Quali sono le curiosità di quell'isola? Sì, a tal proposito ho scritto un libro riguardo a questo, l'isola di Maria Maddalena. Perché? Perché anticamente questo luogo, questa isola, si chiamava nel Medioevo non isola Martana, ma isola di Maria Maddalena. Ci sono delle evidenti prove che posso affermare per cui la Santa Maria Maddalena si è trovata a passare e ha soggiornato in questo posto, sull'isola Martana appunto. Abbiamo su questa isola dei riferimenti storici importanti come Matilde di Canossa, come la più importante che è la regina Malasunta, la regina dei Goti. Perché è stata sull'isola Martana? Questa è una storia controversa, perché alcuni dicono che è stata relegata dal cugino Teodato sull'isola Martana, mentre per altre persone la regina Malasunta è venuta sull'isola perché l'isola conteneva un segreto molto importante e questo segreto probabilmente è da ricollegarsi a quello che sono le reliquie di Maria Maddalena, dove tempo fa esisteva un santuario dedicato alla santa che aveva una struttura molto particolare. Molto interessante, quindi invitiamo insomma i turisti a venirci a trovare, perché al di là del lago ci sono tante cose storiche che ne rappresentano insomma questa cittadina. Io poi prenderò spunto proprio per fare alcuni piatti molto interessanti utilizzando addirittura delle padelle in ghisa che poi vedrete, molto particolari, per fare delle cotture a bassa temperatura e a lunga cottura importanti. Intanto ti ringrazio Paolo e a presto. Buongiorno amici, oggi facciamo tagliatelle alla rapa rossa con asparagi di mare e baccalà mantecato. Per prima cosa partiremo a fare la pasta, non la tireremo a mano ma usiamo questa macchina che è veramente innovativa dell'azienda La Parmigiana, la macchina si chiama Sofia, in pochi passi riusciamo a fare un grandissimo piatto e quindi riusciremo a fare una grandissima pasta, faremo la tagliatella direttamente in macchina. Abbiamo inserito all'interno la rapa rossa, quindi coloreremo la nostra pasta con del rosso naturale, aggiungendo un pochino di acqua e poi della farina di semola. Uscirà la pasta con una trafila in bronzo. La trafila in bronzo ci permette effettivamente di utilizzare una materia che non scalda il prodotto. Partiamo. Quindi, una volta inserito, mettiamo in sicurezza, accendiamo la macchina e diamo massima velocità per frullare all'interno la nostra crema. Un minuto circa, piuttosto che utilizzare un'immersione, quindi un frullino in immersione, lo facciamo direttamente in macchina. Macchina polivalente, 1,3 kg, 13 porzioni, riusciamo a cambiare la trafila a seconda della tipologia della nostra pasta. Può essere una tagliatella, come in questo caso, un fusillo, dei maccheroncini, uno spaghetto, decidiamo noi qual è la trafila da utilizzare. Controlliamo sempre con attenzione che quello che ci interessa è la fibrosità della rapa, ma nello stesso tempo anche il colore, come vedete. Azienda Parmigiana, azienda storica, di Fidenza, addirittura più di 70 anni di storia, produce tantissime tipologie di macchine a livello
di ristorazione andiamo dal chilo, il chilo e mezzo, fino ad arrivare agli 800 kg ora. Quindi hanno grandi impianti per fare grandissima produzione. Made in Italy al 100% e riusciamo a garantire effettivamente una qualità veramente importante. Bene, a questo punto abbiamo raggiunto la nostra giusta consistenza. Stoppiamo, apriamo, facendo attenzione. Vedete com'è diventato cremoso. Ok, andiamo a inserire la lama per impastare la nostra pasta. Inseriamo un chilo di semola, facciamo andare in maniera per circa un minuto a miscelare la farina in maniera omogenea. Stoppiamo e inseriamo la crema. Quindi chiudiamo e adesso la lasciamo lavorare per circa 4 minuti, di modo che tutti gli ingredienti si miscelano insieme. Bene, a questo punto abbiamo raggiunto la nostra consistenza, come vedete ha preso anche un bellissimo colore, quindi impastare, lasciare riposare e dopodiché andiamo a lavorare l'impasto in uscita. Quindi cambiamo tasto, andiamo a lavorare in maniera reverse e automaticamente uscirà, vedrete, un po' di residuo che noi andremo a toglierlo. Eccolo, se no altrimenti farebbe un tappo. Quindi questa pasta, quando comincia a diventare in questa consistenza qui, io sono più che soddisfatto, la ributto dentro e comincio a lavorare. Scelgo la mia trafila, come abbiamo detto, tagliatelle. Vado a inserirla molto delicatamente, poi faccio un mezzo giro dietro e parto nella produzione. E mano a mano che la trafila si scalda comincia ad avere anche un aspetto molto più liscio. Suggerisco sempre di lasciarla in acqua calda, così ha questa migliore esecuzione. E qui ci possiamo sbizzarrire con colori diversi, anche con il verde, con degli spinaci, insomma creiamo delle sinergie, paste colorate. Ma nello stesso tempo abbiamo fatto una pasta fresca direttamente con la macchina. Vedete, rimane molto più liscia. Si usa anche un tagliere areato proprio per poterla fare respirare, perché al momento la pasta prende anche un pochino di calore, no? dallo sfregamento con la trafila. E adesso andiamo a fare la nostra ricetta. Abbiamo detto tagliatelle con degli asparagi di mare e del baccalà mantecato. Il baccalà è stato cotto a vapore, poi dopodiché è stato lavorato con dell'olio, quindi montato, pastorizzato e conservato in un vaso. Questo può essere anche trasferito a temperatura ambiente e può essere utilizzato per fare degli antipasti o degli ottimi primi. Quindi l'acqua sta bollendo, tuffiamo gli asparagi in questa maniera. Li lasciamo sobbollire per 4-5 minuti, usiamo l'olio del frantoio Polocci, un DOP della Tuscia, filo d'olio. Ok, qui possiamo anche leggermente abbassare. Apriamo il nostro baccalà. Come vedete è molto cremoso. Adesso andiamo a inserire dell'acqua, un paio di cucchiai. Bene, accendiamo appena da stemperarlo, quindi un minutino e quindi creiamo la nostra crema. Grazie a Ghisa Nativa prende subito a temperatura e non va a pregiudicare il sapore della nostra salsa, che è un elemento abbastanza importante. Come vedrete si sta sciogliendo anche con l'olio. Ottimo, possiamo abbassare, prendiamo il nostro asparago, tuffiamo all'interno. Profumo di mare, buonissimo, un abbinamento elegante del nostro baccalà. Alziamo,
Riportiamo a bollore e tuffiamo la tagliatella. Bolle, abbasso leggermente per non essere troppo aggressivo e comincio a tuffare la tagliatella. Guardate che colore. Questa necessita veramente, allora, se non facciamo asciugare la pasta troppo, 2-3 minuti ed è pronta, eh. Bene, la tagliatella è pronta, la andiamo a mantecare. Guardate che bellissimo colore, eh? Fantastico. Andiamo a mantecare con una bellissima crema di baccalà. Sento un profumo fantastico. Andiamo a impiattare. Andiamo a finire con gli asparagi come guarnizione. Due fiori di borragine per creare un po' di colori diversi. Filo d'olio DOP. Giro di pepe. Tagliatella al baccalà mantecato e gli asparagi di mare. Il piatto è pronto. Per questa ricetta ho pensato un Franciacorta Castello Bonomi Saté millesimato 2015, un perlage che fa pulire la bocca mentre degustiamo questa meravigliosa tagliatella. Finiamo con un buon caffè Fida. Di Fida ti puoi fidare.